Titi Rambo! Poi faccio il versamento, va bene? Sì. Alla banca del seme. Salute a voi, esseri umani. Io è Titi Rambo, l'eroe greco del Vietnam. Io è un maestro di vita e un culturista. E essendo un culturista, io è un duro. Infatti, ma anche fuori dai fatti, ieri mi morsicatte un cane. Il medico mi dicette: ti può venire la rabbia. Impossibile, più incazzato di così non posso essere. Io tutte le mattine mi guardo allo specchio e alla mia immagine io dice: cazzo c'hai da guardare tu? Io non ho limiti. Se in chiesa sente dire ascoltaci o Signore, io subito dice: va bene, ma parlate uno alla volta. Io ho una palestra, la de men sana in un muscolo sano. La mia palestra è bella con doppia esposizione, una con la banca, una con gli usurai. Perché come diceva Stallone in Rocky 1, Adriana! Adriana! Questo diceva. Forse che voi in questo preciso momento vi starete chiedendo perché Titi Rambo, l'eroe greco del Vietnam, nato per sbaglio da madre vergine e padre non solo milite ma anche ignoto, oggi non vi vuole insegnare niente ma è felice. Non ci arrivate da soli, come che fanno quelle persone che capisce quello che si dice a loro, prima che quello neanche lo dice e ancora prima che lui che lo sente? Non mi sono capito, ma l'ho detto. E io è felice perché è appena stato Natale. Io amo il Natale. Quando arrivano i tre maghi che portano oro, vincenzo e birra, seguendo la luce della stalla cometa. E adesso aprite bene le trombettine di Falloppio e ascoltatemi, perché Natale, secondo me, ma anche terzo e quarto me, è il giorno più bellissimo. Natale, come dicono i cannibali, tutti gli uomini sono buoni. Tutti, tranne il mio secondo papà. Lui anche Natale non smetteva di prenderci per il culo. Una volta portato io, mio fratello e mia sorella, o viceversa, in un bosco, e ci ha detto: bambini, i doni sono sotto l'albero, indovinate quale. A casa nostra Natale era bello, la casa faceva schifo ma Natale era bello. L'albero non sempre c'era, ma il secondo papà diceva: all'albero ci pensa a me. E un anno ha preso un gatto e un albero, li ha spiccicati, ha fatto il pino silvestro. Faceva schifo ma non c'era un topo in casa. Un'altra volta disegnate l'albero, poi per risparmiare disegnate anche i regali. Un altro anno mi dicette: di, e io ignorante non si dice di. Il congiuntivo plurale, il verbo dicere al singolare è dici. Tipo: che c'è? Dici pure. No, ma di è il diminutivo di Titi Rambo. Scusa, secondo papà, se ti ho interrotto il cervello. Sparla, sparla pure. E lui mi dicette: quest'anno per l'albero usiamo te, invece dell'abete, l'epete di Natale. Quest'anno nella palestra io ho fatto un bel rinfresco con del metanolo che sapeva tutto di champagne. L'abbiamo interrogato quanto sapeva. Poi alla fine abbiamo aperto il dono. Dono è un mio allievo, un duro, soprattutto d'orecchie. Infatti mentre lo aprivamo, per quanto gliene davamo, per quanto lo menavamo, lui non ha sentito niente. Perché come diceva Stallone in Rocky 1, Adriana! Adriana! Questo dice.